e godo. Ecco la mascherina, fa così. Tira il volo. Godo. Godo. Comincia. 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 Guardatelo. Guardatelo. Comincia qua la mascherina. Oh mamma mamma mamma. Oh mamma mamma mamma. Sai perché mi batte il coraggio? Ho visto qua la scheria, ho visto qua la scheria. Mamma, lo voglio già spostare. Mamma, 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 oh mamma, mamma, mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto qua la scheria, ho visto qua la scheria. Mamma, innamorato son. Sì, sì. A casa mi cari di così ventini. Dove erano i gufi? Il Napoli che perdeva? No! Abbiamo vinto anche contro la Juve dopo il dominio a Reggio Emilia. Grandissimo Napoli, grandissimo. Finalmente una partita ha rotto tante polemiche. Arriva finalmente la luce, forse. Tre punti fondamentali. Che adesso siamo 3 punti, quindi 43, abbiamo scavalcato la Fiorentina. Quindi ragazzi, il Napoli quindi può ancora, non lo so, cioè potrebbe sperare ancora nella zona Champions. Chi lo sa, chi lo sa. Non ho parole per descrivere questa partita. Il Napoli comincia molto bene la sua partita, cioè almeno ci è rimasta sulla testa il gioco, cioè come fare, grandissimo lavoro che ha fatto Calzona in questi giorni dopo la partita contro il Sassuolo, che in realtà è stato il recupero, quindi Calzona, grandissimo, grandissimi ragazzi, un applauso a questi fantastici ragazzi. Allora, tutto comincia con il gol di Kvaratskhelia al volo, mamma mia che tira a volo, va Kvaratskhelia, ma che, sicuramente Szczęsny sul sangue se lo segnerà tutta la notte stasera, 1-0, e ci portiamo in vantaggio e abbiamo concluso così il primo tempo. Durante il secondo tempo, allora, la partita è continuata, il Napoli ha attaccato, però un disastro, il capitano Giovanni Di Lorenzo, mamma mia, quest'anno Di Lorenzo è irriconoscibile, c'è una stagione, c'è, che non sta dando grandissimi risultati, però la squadra c'è stata. C'è stata, ragazzi, però una squadra unita, cioè ho visto pochi errori. Il Calzona, ragazzi, ha corretto tutti questi errori che Calciem e Mazzarri avevano dato, cioè da quando c'è anche il splendido lavoro anche di Sinatti, che da quando è tornato, mamma mia, cioè mi sto preparando un ottimo schema tecnico, cioè allora il problema della squadra era fisico era. Ma finalmente, ragazzi, forse siamo trovati un sassolino nella scarpa. Perché ragazzi, la cosa bella è che dopo la Juve in casa abbiamo l'altra squadra di Torino, il Torino in casa, quindi una partita fondamentale che dobbiamo giocare venerdì, che sarà il posticipo di questa prossima giornata di campionato. Quindi dobbiamo cercare anche questa di portarci da casa. Mamma mia, che partita! Il pari che va della Juve invece va a segnare Federico Chiesa, che dopo varie peripezie, c'è molte giornate tra infortuni e mancati rinnovi, Chiesa segna al Maradona, segna la parità. Poi va a segnare il gol del 2-1, c'è un calcio di rigore, ragazzi, c'è se non era rigore questo, c'è quando potevamo vincere questa partita, ma sicuramente non voglio beccarmi, cioè il Napoli, questa partita poteva finire in parità se il Napoli non avesse dato quel rigore, cioè non era rigore, ma era rigore, Osimhen ci ha proprio toccato qua piede, quindi era un rigore nettissimo, quindi lo abbatte proprio Osimhen mamma mia, ci ha fatto proprio un passaggio, un portiere, e Szczęsny la respinta, Raspadori ha approfittato dell'oraccio della respinta di Szczęsny e l'ha messa dentro, il grandissimo Giacomino che segna il gol del 2-1. Sono stati 5 minuti di recupero assai molto ansiosi, la Juve stava cercando di fare il solito, cioè, e quindi non sono riusciti, quindi Napoli fischia, mamma mia.
partita più che bella, ragazzi. Ho visto bellissime azioni rispetto alle partite con Mazzarri, che lì veramente giocava. Si sono creati il caos. Chi giocava per controllo suo, chi invece non impostava un'azione bene. Ma Calzona, ragazzi, sta pian pianino, sta correggendo tutti, e dico tutti, questi errori che il Napoli dava con Mazzarri. Finalmente, ragazzi, forse potremo uscirci da questa crisi, ma è tutto da vedere perché le partite sono ancora tantissime, quindi la scalata verso la Champions è ancora lunga perché c'è un sacco di squadre agguerrite, come la Roma, che veramente se avete visto la partita con la Roma con il Monza parevano dei pazzi. Poi ci sta quel Bologna che ha vinto con l'Atalanta in rimonta, e poi ci sta anche il Milan che... Vabbè, il Milan non si deve neanche preoccupare perché la zona Champions è assicurata. Siamo riusciti a battere una Juve che c'è, che contro il Frosinone, ho visto proprio contro il Frosinone che ha vinto al 90esimo il gol di Rugani. Manco un 90esimo, è riuscita a stare la Juve. Grandi, mamma mia, ragazzi, sempre forza Napoli. Sempre, sempre, sempre. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Finalmente un po' di gioia anche noi. Battiamo al Maradona, la Juve. Nel girone di andata ci hanno battuto 1-0. Allora era meglio che se ne vanno a gatti. Con il gol ci hanno condannato, con il gol di gatti. E noi l'abbiamo condannato con la stessa medicina, con lo stesso gol, con lo stesso uomo che ha condannato la Juventus lo scorso anno, che ci ha portato lo scudetto. Già! Co mi no ra spa do i Giacomino, il piccolo Giacomino, grandissimo Giacomino. Quindi, ragazzi, è stata una bella partita, cioè ho visto delle belle azioni che spero che possano, cioè, darci, possano, spero che Napoli possa sempre giocare così, perché c'è, cioè, veramente Cazzona, secondo me, è la persona più adeguata a Napoli per restituire un gioco. È un gioco, un gioco. E quindi, ragazzi, parla anche di una possibile conferma di Cazzona, ma ricordiamo che Cazzona è sotto contratto con la Federazione Slovacca, scusa, non Slovacchia, Slovacca, quindi sarà decidere un po' per il futuro, ci penseremo più là, diremo lui cosa vorrà fare dopo, penso, gli europei. Non escludo, non si esclude un possibile candidatura di Cazzura anche per il prossimo anno. Quindi, ragazzi, voi cosa ne pensate? Quindi, direi che è tutto, e ci vediamo nel prossimo video.